Benvenuti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi voglio realizzare insieme a voi una card portafoto, card che potrete utilizzare così come la faremo oggi, ma che io sto realizzando con l'idea di riuscire ad inserirla in qualche modo all'interno poi dell'album Flowers. Quindi diciamo che è comunque un lavoretto a sé, ma molto probabilmente la vedrete poi anche inserita nell'album. Non so ancora come, perché anche l'album lo sto realizzando insieme a voi, ma è una cosa che mi sembra carina e in qualche modo cercherò di inserirla. E dunque, come dicevo, un lavoretto molto semplice. Io sto utilizzando il mio kit lavanda perché è il kit che utilizzerò per fare la prossima pagina dell'album, che spero di riuscire a fare per giovedì prossimo, l'ultima pagina direi dell'album. Volevo già farla di questa settimana, ma proprio non ce l'ho fatta perché ho avuto impegni di lavoro con la casa e vabbè, mi capite, è inutile che vi sto a raccontare. Non ho avuto il tempo appunto di pensare, studiare come fare il video e tutto quanto, ma conto, spero di riuscire per la prossima settimana. Allora, per realizzare questa carta abbiamo bisogno di tre fogli. Io ho utilizzato tre fogli stampati di cartoncino da 200 grammi, ho utilizzato della carta da 200 grammi per stampare il mio kit, e abbiamo bisogno di tre pezzi quadrati delle dimensioni di 20x20. Quindi sono tre quadrati tutti uguali. Ora li andremo a piegare tutti e tre nello stesso modo. Vi faccio vedere come. Allora, prendiamo, questo per fare i pieghi precisi. Andiamo per ogni foglio a fare questi pieghi. Quindi pieghiamo prima metà, mi raccomando, precisi nel fare questa operazione e mi raccomando, schiacciamo bene le pieghe. In realtà facciamo così, lo faccio, chiudo nella parte interna il mio disegno. Quindi poi questo è relativo, nel senso che poi quando andremo a piegare vedremo quello che serve, ma non, io adesso lo piego con la parte interna, con il disegno dalla parte interna. Quindi vedete che ho fatto i primi pieghi così a metà. Ora andiamo anche a piegare così a ventaglio, da ambo le parti, schiacciando sempre bene bene tutti i lati, così. Ok, in questo modo ci troviamo in questa situazione, vedete, dove abbiamo 1, 2, 3 e 4 pieghi. Vado a fare la stessa cosa su tutti e 4 i fogli. Abbiamo fatto i pieghi su tutti e 3 i quadrati nello stesso modo. Adesso cosa andiamo a fare? Allora, io ho deciso di mettere così, per mia scelta, ho utilizzato due fogli, diciamo neutri, e un foglio un pochino più decorato. Metterò il foglio un pochino più decorato al centro. Andiamo ad incollare solo una parte del nostro quadrato, un quarto così del nostro quadrato. Quindi cominciamo, vedete, li ho messi a spigolo. Quindi cominciamo con l'andare ad incollare questa parte qui. Quindi mettiamo la colla solo su un quadrato e andiamo ad incollare il primo. Mi raccomando, incolliamo, ma preoccupandoci di fare in modo che i pieghi continuano, vedete, che siano liberi, perché altrimenti poi abbiamo dei problemi. Quindi incolliamo il primo così ed incolliamo il secondo. Quindi andiamo a mettere la colla su questo quadrato in questo modo e andiamo ad incollare l'altro quadrato, così, assicurandoci sempre, appunto, aspettate che ho sbagliato, assicuriamoci sempre di avere i pieghi liberi in questo modo, ok? Quindi i nostri tre
quadrati da 20 cm sono incollati. Ora voglio inserire nel posto dove, dove andremo a mettere le foto del cartoncino, utilizzerò quello che ho usato per fare l'album e andrò a tagliare i quattro quadrati sulla quale poi si potranno inserire le foto. Quindi prendo il mio centimetro e chiaramente dovrò andare a tagliare i miei quadrati. Abbiamo un quadrato che è 10x10, lo facciamo qualche millimetro più piccolo per parte in modo che mi permetta di fare i pieghi che rientri, diciamo, un po' all'interno di questo quadrato. Quindi prepariamo 1, 2, 3 e 4 quadrati, diciamo 9, 9,7x9,7. Sui quattro angoli vado con la mia fustella a fare i tagli per l'inserimento delle foto in questo modo. Questa è la fustella, la trovate nel link dei miei prodotti nella descrizione del video se la volete vedere nello specifico. Mi piace molto questa fustella perché così vi permette, se volete, di non andare ad incollare le foto, che non è male, perché se uno poi le vuol cambiare fa in frettissima. Ok, quindi fustellati tutti gli angoli, non mi resta nient'altro da fare che andare ad incollarla. Prima però passerei il mio solito distress. Perché lo sapete che io preferisco sempre passarlo, mi piace di più, perché mette più in evidenza, rende tutto un pochino più tridimensionale e a me piace un sacco. Quindi lo faccio molto velocemente. Nel frattempo vi ricordo che se volete abbonarvi al mio canale potete farlo e avrete dei video in esclusiva che sto facendo per gli abbonati al mio canale, in cui faccio delle cosine veloci, semplici, ma che servono per abbellire un pochino gli album, i junk. Sono delle idee un po' così, no? Per crearsi del materiale, insomma, delle cosine che ritengo essere interessanti. Allora, a questo punto andiamo ad attaccare nei quattro punti dove dobbiamo inserire le foto il nostro cartoncino. Adesso che abbiamo inserito il posto per le nostre foto, vi faccio vedere come chiudiamo il nostro album, la nostra card, diciamo. Allora, sui lati esterni, guardate un po' bene, praticamente i pieghi che abbiamo fatto ci permettono di, guardate, piegare all'interno il nostro cartoncino e arrivare in questa situazione qui. Idem dall'altro lato, quindi pieghiamo all'interno le due alette e chiudiamo in questo modo, mentre i due che sono rimasti andiamo a chiuderli così nell'interno e abbiamo ridotto il tutto ad un piccolo quadratino. Piccolo quadratino che ci permetterà di chiudere il nostro album e di fare la nostra card e di fare una chiusura. Quindi andiamo a tagliare ancora due pezzettini delle dimensioni sempre di 10x10 in questo caso, perché o leggermente meno, lo farò anche 9,8, 9,9, in modo da non rischiare di oltrepassare il mio bordino, e andiamo a fare la chiusura. Vado ad attaccare i due quadratini che ho già passato con il distress, quindi mettiamo la colla. E andiamo ad attaccare.
sia sul fronte che sul retro. Ora andiamo a fare la chiusura. Allora, la card ve la faccio già vedere, praticamente si apre in questo modo, vedete, e si chiude così. Quindi io adesso vado a chiuderla con del pizzo, quindi vediamo un po'. No, questo è troppo spesso, va bene questo qui, sì, che è un po' una via di mezzo come spessore, fa parte degli 8 rotolini che ormai conoscete. Quindi vado praticamente a tagliarne due pezzi uguali che mi permetteranno di fare un fiocchetto. Quindi tagliamo due pezzi così uguali. Sì, non è uno, non è una cosa da fare al millimetro, ok. E adesso per andare ad incollare sul mio fronte, per esempio, allora comincio con il attaccare il pizzo in questo modo qui sul centro, più o meno lo faccio d'occhio, non è il caso di, ok. E adesso utilizzo dei particolari che ho ritagliato del kit. Allora, sul frontale voglio mettere i telai da ricamo che mi piacciono un sacco, quindi ne mettiamo così uno, mettiamo in questo modo, ok, e mettiamo anche l'ultimo. Così. E idem andiamo nella parte posteriore ad incollare il nostro pizzo alla stessa chiaramente altezza dell'altro, quindi mettiamo la nostra colla qui, ok, così. E per decorare il posteriore voglio utilizzare i miei cuori, chiaramente giriamolo dalla parte giusta per evitare di incollare il cuore al contrario, così mettiamo sia il cuore grande che mi fa da blocco anche per il mio pizzo che il cuore piccolino, così glielo sovrappongo in questo modo qui, ok. Fatto ciò, praticamente vedete che io chiudo col mio pizzo, l'idea è questa, in questo modo qui, e ho la mia card finita. Ora, un'altra cosa che voglio fare prima di concludere il tutto, quindi la riapro un attimino, la riapriamo in questo modo. Così, guardate che bella, quindi immaginate, qua ci saranno le foto e qua voglio ancora, in queste parti chiaramente potete decorarla. Io non ho pensato al discorso foto perché sono delle parti molto piccole, invece qua perlomeno abbiamo una foto quadrata, però nulla vieta di decorare anche la parte interna con magari... Adesso utilizzo le etichettine che ho fatto, i francobolli che ho fatto e che trovate il tutorial sul mio canale se volete vedere come li ho realizzati, però ne voglio giusto mettere qualcuno così, poi spazio alla fantasia chiaramente per decorare la parte interna. Io adesso farò una cosa molto semplice e solo per farvi capire
che potete decorare l'interno come preferite. Questi forse sono troppo grandi, sì, perché l'importante, ricordatevi, è di fare una decorazione che non vada ad intaccare la parte del piego. Vado ancora ad incollare degli ultimi particolari. Così. Anche un po' queste lavandine qua, questi mazzetti di lavanda. Mettiamo uno qui e un altro lo mettiamo lì. Ok. Direi che io mi fermo qui con le decorazioni. Chiaramente si può inserire di tutto, l'unica cosa, ricordatevi di non creare troppo spessore, perché nel momento in cui chiudete, se mettete delle cose spesse, non va più bene. Quindi a questo punto possiamo di nuovo richiudere il tutto così, e la nostra card portafoto è finita. Direi che è un'idea semplice e carina, che in qualche modo andrà anche questa ad abbellire il nostro album Flowers. Anche il video di oggi è terminato, se avete dubbi o domande scrivetemi, cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E come dico sempre, se non siete ancora iscritti al mio canale e avete voglia di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Un bacione e un abbraccio, buona giornata. Ciao ciao!